Ciao a tutti, oggi vi parlerò della categoria di sedili per trattore e macchine agricole, proprio per aiutarvi nella scelta del sedile più adatto alle vostre esigenze e così da potervi confrontare nel nostro sito internet nel miglior modo possibile. Abbiamo scelto di suddividere i sedili in base alle categorie di utilizzo. Ad esempio, appunto, nel nostro sito troverete sedili per trattori cingolati, sedili per tagliaerba, sedili per escavatori e imbottiture per sedili. Esistono varie tipologie e vari modelli di sedili appunto per trattore. E il consiglio che vi do sempre è quello di focalizzarvi soprattutto nell'immagine che avete del vostro sedile originale per andarlo poi a confrontare e a ricercare nel nostro sito internet. Quindi questo è sicuramente il primo passo. L'altro passo è quello di confrontare le immagini con la scheda tecnica che vi darà la possibilità di vedere qual è il sedile più adatto proprio in base soprattutto alle misure che il sedile riporta nelle varie schede tecniche, proprio per andare dopo ad esempio a confrontare se i fori di fissaggio sono uguali al sedile originale che voi avete montato nella vostra macchina. Perché vi ricordo che tutti i sedili che trovate nel nostro sito sono sedili compatibili con i sedili originali. Oltre a questo ci sono varie tipologie anche nel molleggio del sedile. Il molleggio è l'altra parte importante da scegliere perché potete appunto suddividerli in due categorie, i sedili con molleggio meccanico o i sedili con molleggio ad aria. Quindi chi vorrà avere un sedile più comodo e più utilizzabile anche magari da chi ha dei problemi alla schiena o dolori di questo genere, è sicuramente più consigliabile un sedile con il molleggio ad aria che verrà applicato direttamente nel compressore che ognuno ha in dotazione nelle varie macchine agricole e quindi basterà appunto agganciarlo a questo sistema per avere un molleggio molto più ergonomico rispetto a un molleggio, ad esempio, meccanico. Oltre ai molleggi, proprio la scelta del molleggio è importante magari capire se vi servirà un sedile con una base larga o un sedile con una base stretta. Si possono identificare anche in base al tessuto, quindi li potete trovare di stoffa, ma anche in sky come questo e anche in diverse colorazioni. Nelle imbottiture per sedile, la cosa più importante da fare da parte vostra è proprio quella di controllare che le misure siano esatte. Per quanto riguarda le misure, significa dovete misurare bene il piano di seduta dell'imbottitura e la spalliera. Quindi questo vi aiuterà nel nostro sito internet a confrontare le varie imbottiture che, viste così, sembrano, diciamo, tutte uguali, ma in realtà ognuna ha la sua applicazione. Adesso assieme vi farò vedere proprio come ricercare all'interno del nostro sito internet questi prodotti di cui vi parlavo.
Se avete bisogno di altre informazioni potete contattarci, vi consiglio di seguire il link che trovate in descrizione. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanellina delle notifiche e di lasciarci un bel like. Ciao a tutti!